Ciao a tutti amici retro e benvenuti nella parte numero 2 di Resident Evil 2 con Leon B. Adesso dopo aver sbloccato la porta grazie appunto alla chiave cuori, adesso proseguiamo fino a giungere nello scarico fognario al di sotto della stazione di polizia. Adesso abbiamo reperito un po' di piantine, ripristiniamo un attimino la salute perché non era il massimo. Liberiamoci di tutti questi zombie che sono qua, che tendono a impedire il nostro cammino perché qua ce ne sono veramente tanti. E quindi a maggior ragione facciamo non attenzione, ma un casino di attenzione. Stiamo anche un po' scarseggiando con le munizioni, ma non è di certo un grosso problema, ragazzi. Noi ce la caveremo in tutto senza nessun tipo di problema. Ok. Attenzione perché qui ce ne sono alcuni che rompono un po' le scatole. Sistemato e sistemato anche tu. Ehi, non rialzarti, eh. Va bene, abbiamo finito le munizioni della pistola, ma adesso qua. Forse c'è qualcosa? No, ci arrangeremo ugualmente. Scendiamo giù. Impugniamo il nostro fucile. E senza paura immergiamoci nell'avventura. Ok. Corriamo velocemente perché qua potrebbero esserci o i cani oppure gli zombie. In questo caso abbiamo gli zombie, quindi abbiamo maggiore possibilità per reagire. Molto bene, che stangata che si è preso. Boom, una legnata pazzesca. Ed entriamo qua dentro al fine di ripristinare la corrente che ci permetterà a sua volta di entrare nell'armeria. Cioè, nell'armeria, nel senso che ripristinare la corrente che permetterà la lettura delle tessere. Perché non è così semplice entrare nell'armeria. Ok, solito giochetto, ragazzi. Su. Giù. Su, giù e su. Lo Luce verde, energia riattivata. Adesso recuperiamo la B1 map, Polis B1 map. Ok. Cerchiamo di evitarli tutti, ragazzi, perché adesso qua non ci interessa nient'altro. E scendiamo giù per recuperare un attimo di colpi per la nostra situazione. Perché non è di certo il massimo. Raccogliamo una piantina qua, in modo tale da poterla miscelare e fare un bel miscelone. Perfetto. Attenzione perché qua sono presenti i cani, quindi a maggior ragione cerchiamo di fare attenzione. Ok, e entriamo qua dentro. Bon, risistemiamo adesso l'inventario. Depositiamo tutte le cose che non ci servono. Raccogliamo le munizioni del fucile perché queste saranno di importanza rilevante. Avete visto che ho il lanciarazzi infinito? Questo perché ho finito il gioco diverse volte, ragazzi. Non sarà di certo una cosa semplice utilizzarlo, perché se noi lo utilizziamo va a finire che il nostro punteggio finale tende a crollare miserabilmente. E quindi non mi sembra il caso. Dato che voglio mostrare il punteggio abbastanza buono, almeno il rank A. E questo è quello che io mi impongo sempre. Comunque, adesso che abbiamo recuperato il nostro fucile, scappiamo prima che questi cagnolini ci vogliano fare la pelle. Bon, evitati, e adesso andiamo nell'altro lato dove è presente il parcheggio della stazione di polizia. Molto bene. Qua c'è il solito zombie che tenta di rompere le scatole. Benissimo, qua ce n'è un altro. Eh no, Io ti evito perché proprio non ti voglio. Bene. Entriamo qua nel parcheggio e adesso assisteremo a un filmato dove praticamente Leon, mentre proseguiva per il parcheggio, incontrerà qualcuno che gli ha sparato alle spalle. Ovvero Ada. Questa, ragazzi, è Ada Wong, un personaggio alquanto misterioso. Infatti al tempo non riuscivo a capire chi cavolo potesse essere questo personaggio che Leon aveva incontrato. Poi dopo l'evolversi della situazione ha fatto sì che
il personaggio acquisisse un ruolo molto particolare in questa saga di Resident Evil, o meglio specialmente in Leon, perché Ada appariva soltanto in Leon. E tu chi sei? Ada Wong, ma che cosa ci stai facendo qua? Praticamente sono qui a cercare il suo fidanzato John, che si trova praticamente in questo stabilimento. E adesso ci chiederà una mano per poter proseguire il cammino. Accessibile soltanto ad una porta nascosta da questo camion qua per gli assalti d'emergenza della polizia. Quindi adesso noi dobbiamo aiutare Ada a spingere questo camion, perché da sola chiaramente non ce la può fare. Però avete visto che cosa si nasconde qua dietro? È presente una piantina che avremo poi modo anche di raccogliere, perché adesso non è strettamente necessario raccogliere. Aiutiamo Ada a spingere qua perché troviamo una specie di porta metallica, dove qua sono presenti le celle. I carceri, diciamo. Ed entriamo al suo interno. Qua praticamente si nasconde un giornalista che sa molte informazioni in merito a questo casino che sta accadendo in città. Noi seguiamo praticamente la via qua in fondo. Qua è presente anche un rullino da reperire. Sì, no, non è inutile, inutile. Andiamo a prendere il rullino, che sarà importante poi da sviluppare, ed entriamo qua dentro. Qua ci sono delle piantine, se non sbaglio, infatti, in modo tale da poter miscelare bene. Benissimo. Possiamo anche utilizzarla, perché siamo stati feriti un po'. Bene, assistiamo a questo filmato qua. Ok, dimmi un po', tu dovresti essere Ben? Fammi indovinare. Non si può neanche dormire in pace, eh? Praticamente questo Ben qua sa tante informazioni in merito a quanto sta accadendo. Anche Ada l'ha riconosciuto Ben. Vogliono sapere proprio delle informazioni in merito a questo casino, però, e anche se dovesse saperle, lui non ci direbbe proprio nulla. E anche praticamente, Leon poi farà una battuta sarcastica che dirà: ah, va bene, allora cosa ne dite? Lo lasciamo qua dentro senza farlo uscire? Ah, ma poliziotto, caro agente, io non ho nessuna intenzione di uscire da qua, perché non ci sono soltanto zombie e creature qua dentro. Infatti, come potete ben vedere, si sentirà tra non molto l'urlo di Birkin, della trasformazione di Birkin, che si aggira qua intorno. E infatti, ripeto, lui stesso non se ne vuole andare, perché è proprio lui che si è chiuso qua dentro, proprio per stare al sicuro da tutto questo casino. Ce l'ha lui stesso la chiave, potete immaginare, eh? Avete visto, infatti, non ci sono soltanto zombie, come vi dicevo io, e lui da qui proprio non se ne vuole andare. Ma ci dirà che praticamente esiste una via di fuga accessibile soltanto alle fogne. Comunque ragazzi, Ben Bertolucci è un giornalista, un reporter, per chi non l'avesse capito. Ok, adesso dobbiamo andare nell'altro lato, proprio nello scaricofognario, dobbiamo prendere questo gancio qua che ci permetterà di aprire proprio le fogne. Adesso dobbiamo fare una cosa molto molto veloce perché nella zona in cui andremo delle celle sono presenti dei cani e quindi a maggior ragione noi dobbiamo evitarli e correre direttamente verso la botola che ci conduce proprio allo scaricofognario. Esattamente, apriamo subito qua. Lì sono presenti delle celle, ragazzi, con al suo interno delle piantine e tutto, però ci sono dei cani. Io vi consiglio veramente di lasciarli perdere, a meno che non abbiate bisogno di piantine o erbe di vario genere. Quindi datemi retta, io lascerei perdere, perché si rischia anche di venire colpiti e di sprecare ulteriori munizioni. E in casi come questi proprio non mi sembra il caso. Attenzione a queste tarantole qua, ecco, di cui sono stato appena colpito. Mi fai passare, grazie. E saliamo al piano superiore.
Molto molto bene ragazzi, qua è presente una stanza dove possiamo risistemare l'inventario. Qua è presente anche una piantina blu. Depositiamo ciò che non serve, in questo caso il nastro, il rullino. E usciamo. Vabbè, possiamo raccogliere anche questa piantina qui, eh. E fare anche un miscelone a questo punto. Esatto, mischiamo il tutto. E ridepositiamo. Molto bene, ragazzi, adesso usciamo direttamente da qui e andiamo a depositare, o meglio inserire nel quadro vicino una porta che ci permette di scendere giù nei laboratori, le prese del re. Dell'alfiere e della torre. Praticamente ne manca una. O no, era il cavallo, praticamente, se non mi ricordo male. La torre perché si trovava ancora nella stazione di polizia. Praticamente ce ne manca ancora una da reperire. No, la torre e il cavallo che ci manca. Ok, il re e l'alfiere. Molto bene, ce ne manca una che dovremo ritornare a prendere nella stazione di polizia, grazie appunto alla chiave fiore che ci darà Ada. Con questo, ragazzi, la parte numero 2 di Leon B si è conclusa. Ci sentiremo nella parte numero 3. Ciao a tutti e grazie.